Le interviste di Leggo Cassino. Eccoci qui, proseguono le nostre incursioni al medaglia d'oro. Oggi siamo venuti nella sede distaccata dell'Istituto Agrario, potete vedere qui tutte le serre, ragazzi impegnati in questa attività. Eccoci qui, professore, cosa state facendo? Allora, in questo periodo abbiamo fatto le semine, poi abbiamo fatto i trapianti in serra, adesso il periodo è quello della crescita, stiamo preparando per le semine dell'anno prossimo, e tutte cose che fanno i ragazzi qui nel tunnel, nella serra, e poi come avete potuto vedere nei laboratori questi prodotti poi vengono trasformati e vengono realizzate liquori, conserve, altri prodotti con quello che produciamo qui in azienda. Quindi diciamo, professor Di Carlo, abbiamo già visto nella sede centrale del medaglia d'oro ci sono molti laboratori, quindi anche qui un'attività soprattutto laboratoriale, pratica per i ragazzi, giusto? Sì, qui in sede facciamo la teoria, poi i ragazzi vengono qui e mettono in pratica le varie conoscenze, e in quest'ultimo periodo c'è molto fermento perché sono arrivati i nuovi macchinari, le nuove serre, stiamo ripristinando anche la parte degli animali. Abbiamo con i ragazzi fatto nascere le nuove galline e piano piano stiamo facendo crescere la dotazione della scuola per dare modo anche ai ragazzi mano a mano di avere sempre più possibilità di essere pronti anche per il mondo del lavoro. Un indirizzo quindi molto bello e affascinante questo del medaglia d'oro, sicuramente a noi è piaciuto particolarmente, diciamo, in questo ambiente qui di campagna. Restate sintonizzati con noi, restate su Leggo Cassino perché proseguono le nostre incursioni al medaglia d'oro prossimamente. Grazie professor Di Carlo per essere stato con noi. Buona giornata. Le interviste di Leggo Cassino.